Giulia Levi per Vercelli Oggi e qui ci troviamo alla Festa dei Popoli. Abbiamo qui presenti alla mia destra il vice direttore dell'Associazione Italia-Israele, Thomas Gazit, e alla mia sinistra la responsabile della segreteria, Margherita Borsa. Allora, mi rivolgo al vicepresidente, in cosa consiste principalmente la vostra attività? La nostra associazione raccoglie le persone che vogliono sostenere Israele. Noi cerchiamo di diffondere notizie sulla situazione vera del paese di Israele, l'economia. Ecco, appunto, potrebbero accusarvi di essere un'associazione politicizzata e voi cosa rispondete? Rispondiamo che non è così, come dice anche il nostro statuto. Siamo un'associazione apolitica. Da noi c'è posto per chiunque che vuole esprimere il suo parere senza dover identificarsi con una linea politica. Perfetto, qual è stato uno degli ultimi eventi che avete organizzato? Direi l'evento più interessante era la conferenza del professor Cassutto, che è un italiano che è arrivato in Israele ancora negli anni della sua vita, è diventato vice sindaco di Gerusalemme, architetto, urbanista e anche rettore della facoltà di urbanistica. Perfetto, come ultima cosa allora vorremmo avere la vostra mail, il vostro sito per poter avere delle informazioni ulteriori. Ci farà tanto piacere avere contatti con voi.